Anche Napoli ha il suo Batomouche. Parte ufficialmente da oggi l'escursione in mare che in circa 50 minuti dà la possibilità di ammirare le bellezze del Golfo di Napoli. Io credo che sia l'inizio di un grande viaggio. Abbiamo cominciato con Salvatore Lauro e col Comune di Napoli a far riscoprire ai napoletani e ai turisti Napoli dal mare, da Nisida a Castel dell'Ovo. È solo l'inizio. Ci dobbiamo estendere poi tutti insieme verso la zona Flegrea, verso Pozzuoli, così come anche verso l'area vesuviana, e unire questo golfo straordinario, questa città del Mediterraneo, una capitale di pace. E poi noi pensiamo anche a un trasporto pubblico via mare, con risorse pubbliche, ne ho parlato con l'assessore regionale, ma anche con le risorse di imprenditori privati che amano il mare. Napoli deve essere vissuta di più dal mare, conosciuta e amata. Questo è l'inizio di un grande viaggio che noi abbiamo fortemente voluto. L'iniziativa, curata da Ali Lauro con il patrocinio del Comune di Napoli, avrà luogo per tutti i fine settimana di settembre con 4 corse giornaliere dalle 10 alle 17 al prezzo davvero modico di 4,50 € per gli adulti e 3 euro per i bambini. Oggi bisogna credere ai progetti, anzi cose che non si potevano fare prima, oggi forse c'è l'opportunità di farlo, perché sta cambiando la città, stanno cambiando le amministrazioni, sta cambiando la cultura delle persone, soprattutto nel campo turistico. Durante la navigazione, una guida illustra al pubblico la storia delle ville e dei monumenti più celebri, da Castel dell'Ovo a Villa Rosberi alla Gaiola. Il potenziamento dell'offerta per i turisti è un'azione strategica per il futuro della città, quindi in questo senso mi pare che attivare e poi speriamo nel tempo, sulla base di un successo che auguriamo, potenziare questa attrazione e questa possibilità di vedere Napoli dal suo mare, dal suo golfo, riscoprendone tutto l'incanto, tutta la suggestione, tutta la meraviglia paesaggistica, oltre che i tanti tratti di storia millenaria che punteggiano la costa, possa davvero far conoscere sempre di più Napoli e farla vivere. Questa è la dimostrazione che a costo zero il Comune può organizzare cose bellissime per la propria città. Questa iniziativa sta avendo un successo clamoroso, anche perché gli stessi napoletani sentivano l'esigenza di poter vedere la costa dal mare. Calcoliamo che il 60% degli abitanti della regione della Campania non conoscono la costa di Napoli vista dal mare. Tutti i sabati e le domeniche, inoltre, la corsa delle 15 sarà gratuita e riservata agli ospiti, soprattutto bambini e ragazzi napoletani, delle case famiglia. L'Ali Lauro ha voluto riservare una corsa sia il sabato che la domenica, la corsa appunto delle 3, ai bambini delle comunità e delle case famiglia. È davvero un'occasione imperdibile, e imperdibile proprio per coloro che altrimenti non avrebbero neanche potuto accedervi. Quindi è un'occasione speciale davvero per la città tutta.